Ciao ragazzi, oggi una nuova ricetta che mi avete chiesto in tanti su Instagram e qui sul canale e ho pensato di farla, per me era la prima volta, però è stato divertente, è la cream tart. Ve la vorrei far vedere, ma ho paura che si sfascia tutto, quindi vi metto adesso i video, le fotine, così. Questa l'ho fatta con la Edi e Elisabeth perché ho pensato facciamola con un tema e ci ho messo un cuoricino e poi sopra l'ho decorata con varie cose che vi farò vedere durante il video. E niente, è stato divertentissimo, facile da fare, è una pasta frolla, io ho messo una crema al mascarpone, ma si può mettere una crema pasticcera o quello che volete, e poi si decora a piacere. Fatemi sapere se la rifate, voglio vedere le foto, e come sempre se vi piace questo video mettete un like e lasciate un commento qui sotto. Vi lascio subito al procedimento e alle foto. Ciao! Iniziamo subito dalla vera base. Io faccio su un cartoncino, disegno una E. Ovviamente io disegno la E perché voglio fare quella di Elisabeth. Se uno vuole disegnare un numero, un'altra lettera, è a piacere. Io ho usato le righe e la squadra per essere un po' più precisa. Allo stesso modo faccio un cuore con il dentro vuoto. Adesso prendo della pasta frolla che ho fatto la sera prima. La ricetta della pasta frolla non ve l'ho fatta vedere perché l'ho fatta mille volte. Vi lascio la ricetta che ho fatto sotto nel box con le quantità che ho fatto per fare questa E. Il rettangolo che uso, se non mi sbaglio, è di 25x20 cm. Vi lascio tutte le informazioni della pasta frolla, degli ingredienti nel box qui sotto. Se avete qualche dubbio mi scrivete nei commenti e vi rispondo su come farla. Stendo la pasta frolla, la stendo su un pezzo di carta da forno e la passo sulla teglia in modo che una volta tagliata la E non si va a deformare. Vi faccio vedere qui lo spessore della pasta frolla, deve essere abbastanza spessa perché quando andrete a maneggiare non volete correre il rischio che si vada a rompere. Una volta ritagliata, io non so se avete notato, ho fatto i bordi un po' stondati perché mi piacevano un po' così. Con un coltellino vado a ripassare tutti i bordi per essere sicura che sono lisci e la cuocio in forno per più o meno 20 minuti a 180 gradi. Nel frattempo che la prima E cuoce ne faccio un'altra e dopo aver fatto le due E riprendo la pasta frolla, di nuovo la rimetto sulla teglia e faccio i due cuoricini che vi faccio vedere qui con il dentro vuoto, quindi ne faccio due perché per ogni parte ne facciamo due piani. Nel frattempo io sto cuocendo le due E, poi cuocio i due cuoricini. I cuoricini ovviamente andranno cotti per meno tempo essendo più piccoli. Mi raccomando, controllate quando si iniziano a dorare sopra. Nel frattempo, mentre tutte le parti si raffreddano, dovete farle freddare bene, faccio la crema al mascarpone. Metto 80 g di zucchero a velo, 120 g di panna, un tuorlo e 200 g di mascarpone in planetaria con la frusta e faccio girare tutto finché non si monta. Lo dico un'altra volta, mi raccomando, fate freddare tutte le parti di pasta frolla, le due E, il cuoricino, il numero, quello che volete fare, per bene. Se volete essere sicuri mettetele addirittura in frigo, devono essere ben fredde. Alla nostra crema di mascarpone vado ad aggiungere un cucchiaino di essenza di vaniglia e un pizzico di sale. E lascio girare per almeno 5-7 minuti, vedrete quando è montato come vedete qui nel video. Questo video l'ho fatto un po' più lungo perché comunque volevo farvi vedere per bene tutti i passaggi di questa torta che è bellissima, facile, ma che ha un po' di passaggi lunghi.
Adesso vi faccio vedere quello che io uso per decorare. Io uso questi fiori edibili che ho trovato organici, questi zuccherini colorati, argentati e dorati. Ieri sera ho fatto queste meringhe con l'albume che avevo in più, colorate di blu. Uso questi frutti di bosco e prima di iniziare a fare la torta faccio una selezione di tutte le fragole più belle, i lamponi più belli e li taglio già in pezzi in modo che quando è il momento di decorare tutte le varie parti sono già pronte, quindi non è che perdo tempo a tagliare, scegliere, lavare. Ovviamente io ho scelto questo tema, diciamo, dei frutti di bosco, della frutta, però ognuno sceglie il tema che vuole, se volete fare la cioccolata o macaron, eccetera. Io qui ho trovato un dragon fruit al supermercato e ho deciso di prenderlo perché mi ispirava come tocco in più un po' esotico. Con questo dragon fruit, adesso vi faccio vedere come si spela, se volete fare fettine o quadratini. Io prendo questo geggino che non sono sicura come si chiama, uno spallinatore, io lo chiamo spallinatore, e faccio delle palline di dragon fruit, ma si possono benissimo fare delle fettine. Al supermercato ho trovato questi macaron che ho pensato stessero bene sulla torta, quindi non li ho fatti io, li ho comprati già fatti. Riprendo la mia E, la attacco alla mia base con un po' di crema mascarpone, pulisco gli eccessi e da qui faccio tutte le palline a ricoprire tutta la E. Come vedete qui nel video, cercate di mantenere tutte la stessa grandezza perché l'effetto finale comunque l'occhio vuole la sua parte e per la E superiore la giro capovolta in modo che la parte piatta sia rivolta verso l'alto. Pigio un pochino in modo che sia tutto livellato per bene e rifaccio anche qui gli stessi pallini. A maggior ragione, essendo questo il piano superiore che si vedrà di più, mi raccomando cercate di mantenere i pallini tutti della stessa dimensione e soprattutto dritti. Una volta finita con i pallini di crema al mascarpone, faccio la stessa cosa con il cuoricino, quindi faccio il primo piano, lo attacco alla base, faccio il primo piano, poi i pallini, rimetto il secondo piano capovolto e faccio gli altri pallini e da qui si inizia la parte della decorazione. Ovviamente questo è a piacere, io qui vi metto tutta la parte di come l'ho decorata io perché pensavo fosse carino farvi vedere tutti i passaggi che ho fatto. So che è un po' lungo, se non volete vederlo saltate alla fine del video che vi do un altro paio di consigli e quindi vi lascio qui a vedere come ho decorato la mia E di cream tart. Alla fine vedete uso un po' di questi zuccherini dorati e argentati per dare un tocco un po' più luminoso alla cream tart, ma vi voglio dare un consiglio perché io me ne sono accorta dopo, essendo di zucchero con la frutta, se lo lasciate in frigo o anche fuori, i zuccherini si andranno a sciogliere e faranno un effetto diverso da quello iniziale. Vi lascio delle foto per farvi capire di quello che sto parlando. È carino anche quell'effetto, però ve lo voglio dire in caso non ve lo aspettiate. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, è stato molto divertente farla e ci vediamo presto al prossimo video. Mi raccomando, mettete un like qui sotto. Ciao!